Buonasera dal gruppo degli artisti irpini, diamo il benvenuto a Generoso Vella che ha organizzato per il terzo anno consecutivo la rassegna percorsi d'arte qui alla Chiesa del Carmine di Avellino, una tematica molto importante, quella del fiore in qualche modo, no? Sì, l'associazione del Signore dell'Arte torna alla ribalta con la collettiva di artisti campani che mette insieme appunto giovani promesse con maestri affermati a confronto per dare l'idea di un'arte in continuo divenire e per promuovere appunto e sensibilizzare il pubblico all'osservazione delle immagini. Il tema di questa edizione è il fiore, l'elemento più delicato e variopinto della natura, interpretato dai 13 artisti in maniera molto personale e con assoluta semplicità e schiettezza. Vediamo opere che comunque riescono a trasmettere sicuramente riflessione, meditazione, che riescono anche a regalare uno stimolo a pensare e a osservare la natura con occhi diversi, dal momento che l'arte ci permette anche questo. La mostra continua fino al 24 agosto nella Chiesa del Carmine di Avellino e vuole essere quindi un omaggio a questo elemento che è stato fonte di ispirazione per tanti artisti nel 500, nel 600, nel 700, impressionisti nella loro arte di pittura, un caposaldo della loro pittura. Noi seguiamo quella scia e cerchiamo certamente di meritarci quindi un piccolo spazio per essere anche noi promotori di buoni messaggi e quindi buone prospettive. E allora ricordiamo Generoso Vella su Facebook, la pagina Il Segno dell'Arte, percorsi d'arte dal 18 al 24 agosto 2018 qui alla Chiesa del Carmine di Avellino, e concludiamo con il quadro di Generoso Vella, proprio recentissimo, dal titolo Fiori acrilico su tela, che in qualche modo ci dice, ci ha detto già Generoso Vella a telecamera spenta, ha voluto simboleggiare un po' un cambio di rotta rispetto al suo percorso artistico fino adesso. Sì, diciamo un nuovo modo di riprodurre una realtà, quindi sempre restando fedele alla mia vena contemporanea e al mio linguaggio fatto di una rete di linee, di segni che si incontrano e che creano comunque una rete di promozione di qualcosa che è frutto della mia interiorità e della mia emotività. Ricordiamo ancora gli artisti: Vincenzo Liguori, Bruno Tarantino, Gaetano Arciuolo, Stefano Bonavita, Elisa Monica, Pellegrino Capobianco, Romolo Piantino, Lina Vella, Gabriella Chiaradonna, Patrizia Luciano, Michele Astrollo, Stefano Esposito e ovviamente Generoso Vella, provenienti da varie parti della Campania. Ancora grazie e buona